buongiorno, domenica 20 settembre, buona giornata a tutti, 5 minuti dopo le 6 del mattino, grazie Giovanni Perria per il giornale orario, insomma per la giornata in redazione, comincia Non Stop News, buongiorno a Barbara Sala. Eccoci, buongiorno, buona domenica, il 20 di settembre, va tutto quasi bene, buona giornata a Roma, Luigi Santarelli, benvenuto. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno anche Enrico Galletti, buongiorno Andy Ceccarelli qui in regia. Allora, ieri sera abbiamo fatto le ore piccole, io ve lo dico, io e Andy siamo andati a un compleanno qui sul Tevere, bellissimo, quindi stamattina cortesemente coinvolgetemi un po' poco perché sarò un po' assente. Perfetto. Va bene? Non chiedo di meglio, non ti preoccupare Andy, portalo fuori tutte le sere per favore. Fagli fare le ore piccole, 02 25 15 15, telefoni aperti naturalmente per voi fino alle 7 del mattino, la parola d'ordine RTL 102.5 per quando venite in onda. Allora, questa mattina vogliamo partire naturalmente dalle vostre sensazioni, dai vostri programmi per questa domenica, non si sa se il tempo ci aiuterà, forse no. Bisogna andare a votare oggi, c'è il referendum. Sì, tra l'altro. Quindi non si mette 10 minuti. Ma non si può andare da nessuna parte, non si va al mare. Ti ricordate in altri periodi quando si facevano gli inviti a non andare al mare per rimanere in città a votare, quando si votava in estate? Sempre. Se ce l'avete la scheda elettorale, l'avete conservata? Sì, certo. Sì, sì, perché poi tutti si ricordano il giorno, ma non la trovo, non la trovo. Poi c'è da fare la corsa al municipio, c'è parte, la fila. Da qualche parte sotto il letto. Boh, oggi la cerco. 02 25 15 15, cominciate da subito a chiamare. Prima però spazio alla musica, c'è Ligabue, la nuova, la ragazza dei tuoi sogni. Telefoni aperti 02 25 15 15. Voi in diretta per raccontarci la vostra domenica, i vostri hobby, state tornando dalle vacanze. Ieri abbiamo sentito un sacco di gente che in ferie ci stava andando e non va bene, perché questo paese ha bisogno della produttività. Sì. Dove andate a riposare? A riposare di cosa? Due, il paese ha bisogno di essere rappresentato, quindi non ci sono più quei viaggi alla Carlo Verdone di gente che tornava dall'estero per andare a votare. Bah, ragazzi, sono abbastanza deluso, sappiatelo. Beh, adesso non è che tutta l'Italia sia al mare, erano eccezioni quelli che hanno chiamato ieri in linea diretta qui su RTL 102.5. Allora, sentite Francesca che dice: buongiorno, RTL 102.5 è anche mia, voglio essere io la prima ad andare a votare questa mattina. Insomma, c'è aria di sfida. Boh, non lo so, perché danno dei premi a quelli, ai primi. No, che forse vanno. Ti riprendono però le telecamere di studio aperto. Mentre metti la secondo scheda. Secondo me sì, il primo è una roba del genere, che ti inquadrano, poi ti fanno l'intervista. Poi magari ti regalano anche la matitina. Ah no, non la matitina è tipo sacra, non si può. Avete sentito che ad esempio a Milano ieri pomeriggio sui siti, all'ultimo tipo alle 3 di pomeriggio, i vari hanno municipi hanno iniziato a pubblicare testi del tipo: cerchiamo presidenti di seggio, quindi se non avete niente da fare presentatevi oggi pomeriggio con un documento di identità entro le 4. Esatto, da qualche perché parte. Molti hanno rifiutato, naturalmente hanno dato forfè all'ultimo minuto. Ma perché all'ultimo, io mi domando? Non lo so. Me lo sono chiesto anch'io, non lo so effettivamente. Immagino anche le conversazioni al telefono: no, scusa, c'ho da fare, sai, c'ho quell'impegno. Tra l'altro è stato offerto anche a me, mi hanno detto che si parla di circa un centinaio di euro per 3 giorni di lavoro, 120, se non sbaglio, una incluso cosa ieri. Per 3 giorni, ieri. Non al giorno, per tutti e 3 i giorni. Già, per tutti e 3 i giorni. Pensavo meglio, ragazzi. Vabbè, ho capito, dai, 120 euro, una roba del genere. Ma ragazzi, ma ti fai anche il mazzo, stai tutto forse, il giorno. Forse era al giorno. No, non credo, al giorno. Vabbè, andiamo allo 02 25 15 15, chiamate, mi raccomando. C'è Mariella che ci aspetta in linea, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, come state? Tutto bene? Bene Mariella, buongiorno. La parola d'ordine prima. E qual è? Comincia con RTL 102.5 e finisce con? Non lo so. RTL 102.5. No, RTL anche mi... Lo sai che è la prima volta perché vi ascolto io la mattina. Però te la sei ricordata. Bene, bene, bene. Ah, è la prima volta. Perché prima chi ascoltavi, Mariella? Dillo. No, ma praticamente sto lavorando di notte, quindi adesso mi sono, diciamo, collegata con voi. Però non ho sempre seguito Kiss più che altro. Per motivi territoriali, di dove sei? Allora, io sono d'origine siciliana ma vivo a Milano. Ah no, non c'entra niente allora. Abbraccio naturalmente ai colleghi di Radio Kiss. Allora Mariella, che programmi hai per oggi? Allora, sicuramente che tra un'ora andrò a letto perché tutta la notte ho lavorato. Poi? E poi esco col mio fidanzato. E poi vai a votare. Ah, attenzione, ma chi se ne frega del voto, esce col fidanzato. Dove ti porta il fidanzato?
Guarda, vedendo la giornata dovremmo andare al lago, però... Oh, che romanticismo, Mariella, siamo con te, buona giornata! Allora, al 378-378-1025 arrivano naturalmente sempre le risposte alle nostre domande, si guadagnano 130 euro come presidente di seggio per tutti e tre i giorni, ci scrive questo ascoltatore, tra l'altro tentiamo anche di chiamarlo, e poi un'altra... un altro messaggio, 104 euro scrutatori per tutti e due i giorni fino a sera, spesso 130, quindi ci conferma quest'altro amico per i presidenti, quindi insomma se fai il presidente ti va bene, ne guadagni 130, se fai l'umile scrutatore sono 104. Vai, vai, Sara, accetti l'offerta? Ma no, mi sembra poco, no? Rifiuti e vai avanti. Rifiuti e vado, okay. Cos'è? Va bene, perfetto, andiamo allo 02251515. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Ciao Antonio. RTL anche mia. Ok, bene Antonio, come stai? Benone, dai. Stiamo in giro con la famiglia. Andiamo a fare un mercatino di antiquariato. Uh-huh. La moglie ha un banchetto di bigiotteria lavorata artigianalmente, produzione propria. Bello. E ci divertiamo la domenica, andare in giro per i mercatini e con la speranza di fare, di vendere, ecco. Che bello. Visto che... Ma dove lo fate il mercatino? Adesso stiamo andando a Barsi, in provincia di Pavia, in Lombardia. Portate a casa il salame, per favore. Ecco. Ah, lo conosci, il certo, salame di Barsi. Lo conosco. Ah, lo conosce Barbara, eh? Come mai? No, è famosì, è una specialità proprio... È buonissimo, sì, è uno dei salami più buoni che... Bello. Ma, Antonio, scusa, ci infilcia, cioè, passate anche al seggio prima o dopo? No, ci andate domani? Dopo, stasera, è un nostro dovere, è un nostro diritto. Bravissimo. Te l'ha insegnata. Senti, la maestra, ma... elementari, sono ricordi vecchi della scuola. Quando si faceva educazione civica a scuola, vedi che lui è bravo e va a votare, perché ha fatto educazione civica. Si stava meglio quando si stava peggio. No, ti prego, adesso peggio, non iniziamo. Bravo. Vi prego. Ci sono vi prego. Più tempi di una volta, adesso sono quelli di adesso. Antonio, senti un po', ma allora, tua moglie fa bigiotteria, ma tu, cioè, che fai? L'assisti solo o fai qualcosa anche tu? Diciamo che collaboro nel montare, smontare il gazebo e allestire il banco. Poi crea tutto al momento, anche su richiesta. Bene, insomma, ti dai da fare anche tu, questo ci fa molto piacere. Grazie mille per averci chiamato, in bocca al lupo per le vostre vendite. Grazie, buona giornata anche a voi tutti. Ciao, buona giornata. Lo abbiamo recuperato, Ledwi, presidente di seggio, giusto? Presidente, buongiorno. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi a tutti, RTL anche mia. Bravo. Bellissimo. Di dove sei? Io sono di Forlì. Ok, come ci segui da lì stamattina? In questo momento sono in macchina perché sto aspettando mio figlio che mi fa da segretario per andare ai seggi. Vedi, è tutto un magna magna, è certo, è tutto un magna magna in famiglia. Ledwi, resta, ti prego, in linea con noi un paio di minuti, tanto tuo figlio ci mette una vita e torniamo da te tra poco. 6:24 minuti, buona giornata, buona domenica, buon voto da Barbara Sala, Luigi Santarelli e Enrico Galletti con voi fino alle 7 del mattino a chiacchierare con i telefoni aperti allo 02 25 15 15. Avevamo lasciato in sospeso il nostro amico Ledwi che è collegato con noi, presidente di seggio. Presidente, buongiorno. Presidente, grazie, buongiorno. Questa attesa. Harry, buongiorno a voi. Allora, è la prima volta che fai questo lavoro? No, più o meno ormai sono 20 anni che l'ho fatto. Vedi, sempre i soliti, che poi se lo te la poltrona, sono attaccati alle poltrone, esatto. In quello caso alle seggioline delle scuole elementari. Il ecco. Referendum sul taglio dei presidenti. Sì. Come vi ho scritto, visto l'autoguadagno, ormai non sono più in tanti che lo vogliono fare. Infatti, io ho questo ricordo che anni fa, ma parliamo di decenni fa, quando ero una bambina, era diciamo così, un'occasione ghiotta, perché nel giro di un paio di giorni facevi su un po' di soldini. Adesso francamente, pecunia non olet, però mi sembra che queste cifre alla fine non valgano tutto lo sbattimento, perché si sta in ballo. Ma è un dovere civico, uno sì, se lo sente. Va bene, hai ragione. Come okay. I navigator, allora, gli assistenti. Sì, certo, navigator è un'altra roba. Allora, adesso diciamo che comunque varia da situazione in situazione, perché il compenso è in relazione a quante urne ci sono quel giorno che si votano. Però sì, sicuramente le cifre non sono più quelle di qualche decennio fa, adesso lo si fa fondamentalmente per passione. Beh, questa comunque è una bella cosa, dai, ci sono tanti che lo fanno, appunto, come diceva Enrico, al di là del compenso è comunque giusto che ci sia, solamente per il paese. Benissimo. Senti, Ledwi,
ultima domanda, ti do del tu, ma cioè io mi ricordo che nelle scuole bisognava tenere le finestre sigillate, giusto? Non ho capito, scusami. Le finestre andavano sigillate, cioè normalmente sì. La notte sì, durante il giorno vengono perché durante il giorno sigillare le finestre? Li facciamo morire. Soprattutto poi in questa situazione vanno ampiamente aperte. Appunto, perché notoriamente nelle aule delle scolastiche c'è l'aria condizionata, Santarelli, dove andavi a scuola te lì nella Roma bene, magari c'era. Sì, il furbetto del quartierino. Ma tuo figlio quanti anni ha, Led? 24. Ce lo passi un secondo? Ve lo passo subito. Dai. Pronto, buongiorno, come ti chiami? Pronto. Ciao, chi sei? Gabriel. Gabriel, ok, t'hanno buttato giù dal letto oggi. Sì, più o meno, sì. Senti, ma ieri sei andato a letto presto per prepararti a questo incarico dall'alta responsabilità sociale oppure... Comunque, sì, dai, abbastanza. Ok. Mezzanotte, dai. Era comunque sabato sera, Gabriel. Senti un po', ma senti un po' il peso, cioè senti l'ansia di servire il tuo paese? Manco andassi in guerra, non ho capito. No, adesso neanche tanto, adesso ho già una decina di volte che lo faccio anch'io, quindi dai, un po' ci ho fatto l'abitudine. Allenato. Bravi, mi raccomando, buon lavoro, un abbraccio a tutti quelli che saranno impegnati come voi in questo fine settimana. 0225 1515, Vito, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno Vito, buongiorno. Buongiorno. Parola tutto d'ordine? Bene. RTL 102 anche mio, mica bravo, da te. Bravo, manca un 5, 102.5, ma ci va bene lo stesso. Ma... Da dove ci chiami e come ci segui? Dalla Puglia, Monopoli, la bella Monopoli. Bene, e come mai sei sveglio a quest'ora, Vito? Ma sono mattutino io. Io alle 4:30, 5:30 sono già in cammino, Ah, e che vai a camminare, cosa fai? Sì, ho corsetta mattutina, sì, tutti i giorni. Bravo, per tenerti in forma. Sì. Se no, qui, se uno non lo fa all'età di Vito, che è un giovanotto, insomma, quando vuoi che lo faccia. Vito, grazie per averci chiamato, buona passeggiata, aspettiamo anche voi, telefoni aperti, 02 25 15 15. A proposito, allora, nel fuori onda cercavo qualche info a proposito di scrutatori e presidente di seggio. Allora, per diventare scrutatori bisogna essere iscritti all'albo degli scrutatori di seggio elettorale, serve essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali, avere la licenza di terza media e se sei dipendente, lavoratore dipendente, hai diritto a dei permessi elettorali appositi. Quindi ragazzi, andiamo a fare le prossime elezioni noi tre. Ma non lo sapevo che ci fosse un seggio albo, nostro. Un seggio nostro. Brandizzato. Come si fa a iscriversi all'albo? Bisogna fare un esame? No. Non lo sapevo. Chiama il tuo comune e chiedi. Non lo sapevo. Sì, credo che si acceda dal comune. Tanto la polizia municipale del tuo comune, Enrico, sicuramente già ti conosce. Certo, assolutamente sì. Per tutte le segnalazioni che faccio, ovviamente, non su di me. Allora, 02 25 15 15, aspettiamo naturalmente le vostre chiamate fino alle 7 del mattino. Attenzione, non me ne frega niente. Che? Ciao, ho appena acceso gli spiedi, se venite a trovarmi vi regalo un pollo. Dai, chi sei? Chi sei e dove sei? Però no, deve avere il banchetto al mercato. Per accendere gli spiedi, secondo me è uno che ha il banchetto al mercato. Chi domenica. Sei e dove sei? Per il mercato di domenica. Why not? Ma perché io non so niente del mondo. Nello, buongiorno. Buongiorno ragazzi, come va? Bene, parola d'ordine. LTL 102.5 anche mia. Sei un po' stanco, Nello, dalla voce. Purtroppo il lavoro del Corriere, noi abbiamo la sveglia biologica, quindi anche la domenica che potremmo riposare un po' ci svegliamo. A che ora ti sei svegliato stamattina? Sempre al solito orario, ragazzi, alle 5. E ho tanti lavori. Come dicevo prima, facendo il Corriere, mo mi sono andato a preparare il mio piccolo camion per stasera. Perché io trasporto la stampa, ma anche le mascherine. Quindi domani, stasera vado a caricare in questa fabbrica, questa azienda che le fanno giù a Salerno. E stanotte sto a Roma, nel centro di Roma. Bene. Quindi questo da è il lavoro. Dove ci chiami? Dove sei adesso? Io abito a Pompei, sono a Pompei, ragazzi. Bellissimi gli scavi, o no? Sì, però purtroppo hanno avuto un bel calo. Pompei aveva circa 1 milione di visitatori all'anno
il lockdown ha praticamente distrutto l'economia di come tutti di Pompei. E pensa che Pompei è all'aperto, cioè più aperto di così non si può. Tu pensa ai diciamo musei. Che è l'unico museo italiano che ha le spalle, che è chiuso. Va bene, Nello, guarda, ti ringraziamo per averci chiamato e insomma buon lavoro a questo punto in vista di stasera. Ragazzi, io volevo ringraziare voi perché voi e tutti i colleghi, io vi ascolto sempre anche quando viaggio e non avete idea dell'utilità. Troppo gentile, Nello, continuiamo a farti compagnia, ciao! Ciao ragazzi! Allora, ciao. 02 25 15 15, abbiamo in linea Roberta, benvenuta! Ciao, buongiorno! Buongiorno Roberta, parola d'ordine e poi dici anche come stai, da dove ci chiami. RTL 102.5 è anche mia. Dicevi, allora ci chiami da dove? Arona, provincia di Novara, sono rientrando dal lavoro, ho fatto quindi la notte, sono un'operazione. Sì, mi fate sempre compagnia la mattina, sia all'andata sia al ritorno. Bene, pensavo fossi quella degli spiedi, ma effettivamente dalla voce voglio dire, non poteva essere lei. Perché? Ma perché no? Lei è una tutta fine, tutta. Ma cosa vuol dire? Per accendere lo spiedo e avere il banchetto al mercato? No, non può essere una donna. Può essere una donna, quella degli spiedi. No, perché non adesso non proviamo a chiamarla. Vabbè, in ogni caso, i programmi della giornata, a parte vabbè, adesso il riposo assolutamente necessario. Assolutamente il riposo, ma credo che per le 10, le 11 sono già in piedi, almeno mi godo un po' la domenica. E con chi te la godi, oh bella domenica? Col mio compagno, nonché futuro marito. Attenzione! Attenzione, come si chiama? Mattia, quando vi sposate? Tra un anno. Oh, situazione finanziaria sua? Ma cosa stai chiedendo? Ma cosa c'entra? Nella media. Vediamo, Roberta, perché in un anno possono succedere un sacco di cose. Il tuo fidanzato esce da solo il venerdì sera? No. Almeno che io non lavoro. Calcetto con gli amici lo fa? Va a fare calcetto? No. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ah, sì. Vabbè, allora. Pensaci bene. 0225 1515. Questa è Non Stop News. I telefoni aperti fino alle 7. Voi in diretta 0225 1515. Oh, ma una domanda, no? Perché magari non so. Ma il matrimonio si programma con così tanto anticipo? Sì. Cioè, un anno è tanto. Comunque. Ma d'ora che fai le partecipazioni e tutto? Il posto, la chiesa, il prezzo. La location. Magari dopo un anno neanche stanno più. Cioè, punto. Nel senso. No, Roberta, si programma un anno prima. Attenzione ad Andrea, cosa c'è nella bottiglia della sala? A mucchina. Salutiamo i tanti amici che ci scrivono al 378-378-1025. Tanti che andranno al voto, tanti che, come parlavamo, insomma, lo dicevamo prima, faranno presidenti e scrutatori. Alcuni stanno pulendo le cozze, come la nostra amica Sandra, che comunque è un'attività che la domenica mattina non fa mai male. Allora, telefoni aperti per voi fino alle 7. 02 25 15 15, buongiorno Pasquale. Buongiorno RTL 102.5 è anche la mia. Buongiorno Pasquale, ma da dove ci chiami? Senti, io sono di Lucigliano, sì. Provincia di Bari, vicino a Polignano a Mare. Sì. E come ci segui da lì? Ci seguo in macchina perché stiamo andando al mare. Stiamo andando a Porto Cesario. Per una giornata oppure partite per le vacanze? No, una giornata, giusto con la famiglia e la mamma. Bravi. Andiamo a passare una giornata al mare. Presentaci tutti quelli che sono sull'auto con te. Allora, c'è mia moglie Grazia, mia figlia Laura, mio figlio Gabriele che dorme e mia mamma Laura che sta dietro vicino al bimbo che dorme. Dillo tu. Che c'è assembramento? No. Cosa devo dire? Che c'è la suocera. Beh, che c'è ottimo. Ma la suocera sta sentendo, non posso dire niente. Ma vanno d'accordo, moglie e suocera? Sì. Chi è che ha riso? Siate seri. È la risata della moglie e la risata della suocera. È la risata satanica della moglie. No, della moglie. Lo faccio dire da mia moglie. Ciao, grazie. Senti, grazie. Ciao. Grazie, ci sentiamo quando sei da sola. Sì, infatti prendo il tuo numero, ti chiamo dopo, ok? Va bene, d'accordo. Senti, Sara. Sì, dimmi. Senti, noi stiamo andando precisamente a Punta Prosciutto, Torre Labillo. Bellissima. No, non è bellissimo, è stupendo. Di più, hai ragione, è meraviglioso. Sì. Comunque anche da noi Polignano a Mare è una cosa fenomenale. Ma siccome oggi il mare è agitato da noi ce ne andiamo sullo Ionio, capito?
infatti cambiano. Va bene ragazzi, divertitevi, mi raccomando, un abbraccio ai bimbi, passate una buona domenica. 0225 1515, adesso possiamo fargli tutte le domande che vogliamo. Vi presento Gianfranco, l'uomo dello spiedo, Gianfranco, l'uomo del pollo. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. RTL è anche mia. Bravo. Certo, allora è Gianfranco. Cioè, cosa? Perché? Perché cosa? Nomi, cose, cose. Sono le 7 del mattino. Come mai hai già acceso il tuo spiedo? Perché sono sul mercato. Se voglio avere pronti i polli alle 8, io le tengo. Ma che domande sono? Ma infatti, ma io l'avevo capito. Allora. Scusate, io che sono femmina da mercato, l'ho capito subito. Donna mercato. Donna da mercato. Scusate, devo dirvi una cosa. Prego. Io sono tanti anni che provo a prendere la linea, non l'ho mai presa. Ma te abbiamo chiamato noi. Per prendere. Per prendere la linea con voi bisogna prendervi per la gola. Allora. No, bisogna incuriosirci, ci hai incuriosito. Esatto. Dove sei? Dove fai mercato? In provincia di Mantova. Dove? Il paese si chiama Campitello. Campitello, lo conosco benissimo. Lo conosco benissimo. Non ci non sapevo che ma ci si fosse... fa il mercato la domenica? Esatto, il mercato. Allora, in provincia di Mantova ce ne sono almeno 5-6 di mercati la domenica. Okay. Diciamo che la provincia di Mantova in effetti è una delle province che ha il maggior numero di mercati domenicali. Certo, ma tu fai la domenica al mercato a Campitello, che non è grandissimo come posto, e poi durante la settimana vai in altri comuni? Sì, certo, ogni giorno, per esempio ieri ero allo stadio Verona. Per esempio. Fuori dallo stadio, tutta roba dei salsicce. Sì, esatto, intorno allo stadio c'è il mercato al sabato, ci sono 250 banchi, è un mercato molto grosso. Sì. Infatti è il mercato dove lavoro di più di tutti. Ma quanti anni hai? Io ho 56 anni. E da quanto fai questo lavoro, se possiamo? Non è tanto, sono 10 anni. Ho preso l'attività da un signore che è andato in pensione, l'ho rilevata e io e mia moglie, insomma, ce la stiamo cavando. Per fortuna noi dopo il lockdown siamo rimasti fermi e non abbiamo capito il perché, visto che noi andavamo a alimentare ed eravamo all'aperto. Però insomma comunque dopo il lockdown abbiamo ripreso abbastanza bene, siamo contenti, basta fermino ancora altrimenti. L'importante è stato ricominciare, Gianfranco, poi si riparte e si torna, speriamo, alla normalità. Un grande abbraccio a te e a tua moglie, Gianfranco, buon lavoro. Grazie anche a voi, ciao. Allora, se volete venire in onda con noi dovete fare i mercati, perché sennò purtroppo non vi accettiamo. O gli scrutatori. Oggi è così. 0225 1515. Buongiorno RTL, noi stiamo andando a Roma per una gara di taglio barba. Nicola, Manichino e Andrea da Verona. Ma perché? No. Perché no? Perché no? Fanno gare, probabilmente fanno tipo una scuola da parrucchiere, una roba del genere. Li chiamiamo, adesso li chiamo subito, ragazzi, sono troppo curiosa. Assolutamente sì, avete sentito questo bellissimo sottofondo della gara dei barbieri, la donna cannone di Gianna Nannini su RTL 102.5. Gli ultimi minuti di telefoni aperti insieme a voi allo 02 25 15 15. Se inizia con la R è Renata, giusto? Buongiorno. Renata. Buongiorno a tutti, RTL 102.5 anche via. Buongiorno Renata, benvenuta. Allora, da dove ci chiami? Come segui RTL 102.5? Come stai? Allora, io vi chiamo da Graziano Badoglio, ridente paesino su Monferrato, bellissimo, venite a vederci. E sono a letto, ragazzi, sono a letto. Ci credo Dio. Ah, si sta da Dio, sto per chiederti, ma perché sei malata, non stai bene, dicendomi si sta da Dio, vuol dire che hai avuto magari una settimana pesante e adesso ti rilassi. Esattamente. Bene. L'unica cosa è che ho messo la radio sveglia ugualmente perché mio marito va a vendemmiare. Va a vendemmiare? Beh, in Monferrato, lì dove sei tu. Esattamente. E che vino si fa lì? Ma qui molto 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 barbera e grignolino. Senti, ma Renata, però... adesso che tuo marito non è a casa, no? Cioè, cioè approfitti, no? Che cosa fai oggi? Ah, oggi niente, grandi passeggiate, prendo il cagnolino e me ne vado in giro per il Monferrato, così. Ah. Senti, perché ma... io vendemmiare non ci va. Lo sai Renata che ci sono adesso, hanno inventato delle spedizioni comodissime per chi vuole mandare il vino e praticamente non si rompono le bottiglie e arriva a destinazione perfetto? Sì, ma io non ce l'ho in grande quantitativo, sono piccoli terreni,
Continuiamo per noi così. No, Galletti ci ha Renata Galletti voleva qualche bottiglia senza pagare. Avevo una cena stasera. Sì, benissimo. È ottimo. Si avanzano naturalmente, non ti preoccupare. Come no? Senti, e poi avete dei programmi magari per il resto della giornata, quando lui torna? Lascio la giornata oggi no, perché siamo già andati ieri sera a mangiare la pizza in un paesino vicino, che è bellissimo, un calvo. C'era un po' di musica, c'era qualcosina, dice sempre qualcosa. Quando c'è la fiera del tartufo siete invitati perché è carino. Sì. Non sapevo fosse zona di tartufi anche quella, eh. Caspita, un calvo è anche noto per il tartufo bianco. Il 23 di ottobre in forma ridotta. Certo, ma perché nessuno ci invita mai in un museo? Siamo noi che magari non so, abbiamo la faccia. Non lo so. Perché siamo goderecci e i nostri ascoltatori lo sono quanto noi. Dai, abbiamo dato anche qualche. Sì. E poi qui è anche proprio carino il paesello, proprio da vedere, infatti. Piccolo ma carattere. Esatto. Un motivo in più per venirci. Renata, allora ci hai fatto anche un po' assaggiare parte della tua terra, che da quel che abbiamo capito è una terra dove ci sono i soldi, insomma. Che ma cosa dici? Ma no, ma si lavora, è una terra operosa. Se vai a comprare il tartufo. Va bene, grazie mille Renata per averci chiamato, un abbraccio, goditi questa domenica, grazie a tutti naturalmente, c'è il giornale orario, poi rassegna stampa. Seconda ora di Non Stop News, Sala Galletti Santarelli, e parte la rassegna stampa, quindi diamo il buongiorno a Davide Giacalone. Buongiorno, questa è la voce, ben trovati. Allora Davide, partiamo dalla prima del Messaggero. La fotonotizia Porta Pia, evento da festa nazionale, oggi 150 anni dalla Brescia, ne parleremo tra poco più di 30 minuti in Non Stop News. Di spalla l'articolo di Romano Prodi, dopo le urne si torna in fretta ai problemi reali del paese. L'Italia torna al voto, una sfida al Covid e a rischio astensione, si vota per il referendum e per le regionali, ai seggi in 46 milioni oggi e domani, tante le rinunce tra gli scrutatori, ne parlavamo poco fa. Titolo di apertura, grandi opere come a Genova, commissari anche per Roma. L'intervista al viceministro Giancarlo Cancelleri, 20 miliardi per il centro-sud nella lista di lavori, nel Lazio l'anello ferroviario, la Salaria e anche la metro C. Partiamo da qui, Davide. Allora, la cosa importante è che le opere siano programmate, si facciano, costino quel che si prevede, salvo imprevisti, ma quelli sono, diciamo così, normali nella vita, e che non ci siano problemi poi sulla rendicontazione, sulla consegna nei tempi stabiliti. Posto ciò, ma che senso ha dire facciamolo per fare le grandi opere, facciamo tutti i commissari come a Genova? Perché Genova è stato un buon esempio, ma la deroga era semplicemente dovuta al fatto che non bisognava stabilire dove fare il ponte e dove era caduto, nello stesso posto, no? non è che ci sapeva quale opera va fatta, il ponte. Per il resto, se uno pensa di fare le opere sempre con i commissari, sta dicendo che le opere in Italia si fanno se non si applica la norma, cioè se si deroga rispetto alla norma. Ma se tu te le devi fare derogando rispetto alla norma, cambia la norma. Vuol dire che la norma è sbagliata, non che vai in deroga. Perché? Sulla questione dell'assegnazione dei lavori, è bene fare le gare. Ma certo che è bene, perché le gare mettono in competizione offerte diverse, qualità diverse, aziende diverse, e ricchezza la gara. Non è un intralcio, non è un modo per perdere tempo. B. Per la realizzazione, se ci sono contrasti fra i poteri e la provincia dice una cosa, il comune ne dice un'altra, la regione ci si mette di traverso, ma poi c'è il ministero, ma devi risolvere il problema fra i conflitti fra i poteri. Non è che se tu nomini il commissario, cioè avvochi tutti in un solo posto, hai risolto il problema. Hai preso un'altra strada, ma hai lasciato il caos dall'altra parte, quindi è bene che questo problema venga affrontato e non aggirato. E C, in fondo, alla fine, è il controllo di legalità, deve esistere, certo che deve esistere, avviene dopo. Se ogni volta pensi di ovviare a questo facendo dando un commissario e lo scudo penale al commissario, stai aggirando anche la legge penale. Vi ricordate cosa è successo all'Ilva? Lo Stato nomina i commissari, in quanto commissari pubblici li dota di un scudo penale. Poi quando passa ai privati toglie lo scudo penale e quelli dicono non ci sto più, perché allora cambiano le regole. Questo caos dei commissari non è una soluzione, è un modo per aumentare il conflitto fra poteri in Italia.
Prima pagina del Corriere della Sera, voto, si teme una bassa affluenza. Regionali referendum, appelli social per trovare gli scrutatori. Il governo dice non ci sono rischi alle urne con gel e mascherine, urne che hanno aperto 12 minuti fa in tutta Italia. La prima della Stampa, l'Italia alle urne con l'incubo Covid. E poi la fotonotizia del Corriere, stadi riaperti a 1000 spettatori. La decisione dell'esecutivo dopo il pressing dei governatori, con il ministro Spadafora che però dice attenti perché questo non è un liberi tutti. Ripartiamo dalle pagine interne della Stampa. Palamara fuori dall'Associazione Nazionale Magistrati a larghissima maggioranza, 111 voti a favore su 113 presenti, scrive la Stampa. Questa scarsissima partecipazione racconta come il caso non faccia più palpitare i cuori dei giudici italiani. Davide, è così? Sì, non li fa palpitare anche perché diciamo così sono spalmati di ipocrisia su questa questione di Palamara. Dottor Palamara, che rimane un magistrato, è stato espulso da cosa? Dal sindacato dei magistrati, che tanto questa è una buona occasione per ricordarsi che l'Associazione Nazionale Magistrati non è un'istituzione, è un'associazione di parte, per cui uno rimane magistrato ma può trovarsi fuori dall'Associazione Nazionale Magistrati. È stato espulso dall'Associazione Magistrati per la violazione del codice etico o deontologico, per le cose di cui è accusato in sede penale, e in sede penale ne risponderà. Sì, però non è che il dottor Palamara fosse un magistrato che passava da lì, era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Tutti quelli che a esso dicono le correnti per fare le nomine, gli accordi, ma giammai una cosa così. E dove erano? Cioè non si erano accorti di niente? No, perché qui lo diciamo da anni, cioè casomai non si fosse, si sintonizzino, ecco, era una storia nota. Poi naturalmente se ci sono reati penali, questo tocca al Tribunale Penale, cioè per l'appunto ai magistrati stabilirlo, non lo stabilisco io, non mi azzardo neanche per scherzo, però questa roba qui tradisce un'ipocrisia che appunto nel migliore dei casi, la speranza più profonda diciamo della corporazione è che la cosa venga in qualche modo messa a tacere, o come l'idea che il dottor Palamara non sia della stessa opinione, ma staremo a vedere. Davide, ci spostiamo sulla prima pagina della Repubblica. Virus, emergenza ai seggi, rinuncia al 50% di presidenti e scrutatori, reclutati impiegati comunali, vigili e volontari della protezione civile. Regionali, alta tensione in Toscana e Puglia, inchiesta Lega, soldi pubblici per l'acquisto di due ville sul Garda. Di spalla il ricordo, come anticipato già sul Messaggero, poi ne parleremo anche più tardi con un ospite. 150 anni fa, Porta Pia, Roma libera e italiana. Eh sì, cioè sono passati 150 anni, ho l'impressione che la memoria di chi allora c'era non c'è più, ovviamente, ma anche diciamo, la conoscenza storica si è un po' affievolita, sembra che quasi una festa. Sì, è una festa per l'Italia che voleva Roma capitale. Dall'altra parte c'era il Papa, Pio IX e gli Zuavi che combattevano per evitarlo, perché Roma non diventasse capitale d'Italia, non fosse italiana ma fosse parte dello Stato Pontificio. L'Unità d'Italia del 1861 e per appunto 150 anni fa a Porta Pia, nel senso ci sono avuti 9 anni per riuscire a entrare a Roma. La battaglia cominciò alle 5:15 del mattino, alle 10 le truppe papaline alzarono bandiera bianca, quindi non fu particolarmente lunga. Nino Bixio premeva da Porta San Pancrazio, quindi dal Gianicolo, mentre appunto fuori Porta Pia c'era Cadorna con i suoi. Una cosa che diciamo molti hanno dimenticato, ammesso che l'abbiano mai saputa, è che si disse all'epoca che il primo colpo fu sparato da Giacomo Segre fuori Porta Pia. Perché era interessante questa cosa di chi ha sparato il primo colpo? Perché dall'altra parte c'era il Papa e da questa parte c'erano gli italiani che combattevano, ma erano cattolici, quindi rischiavano tutti di essere scomunicati, poteva arrivare la scomunica. Allora si prese questa cosa un po' ipocrita e dice no, ma il primo colpo l'ha sparato Segre, che era ebreo e non cattolico. La cosa non era proprio diciamo ininfluente, perché Pio IX, la breccia di Porta Pia, la presa di Roma, parlò contro gli ebrei dicendo il terribile giorno della divina vendetta sarebbe arrivato.
In quel giorno gli ebrei dovranno pur rendere conto delle iniquità che hanno commesso. Queste sono le parole del pontefice di allora, naturalmente 150 anni fa, ma insomma diciamo eravamo nel 1870, le leggi razziali in Italia sono del 1938, questo sarà bene ricordarlo a quelli che pensano sempre che le cose siano avvenute per caso, senza radici, improvvisamente, e certamente gli italiani erano dall'altra parte, mica tanto. Dalla prima pagina di Libero, autoaccusa pelosa, il capo dei giudici dice: la gente ci detesta, l'associazione magistrati si flagella, abbiamo perso credibilità, ecco 10 cose che potrebbe fare però non fa per recuperarla. Siamo in rassegna stampa su RTL 102.5 insieme a Davide Giacalone, riprendiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, la fotonotizia, stadi riaperti a 1000 spettatori, la decisione dell'esecutivo dopo il pressing dei governatori. Ieri Nicola Zingaretti ha detto: ci atteniamo alle indicazioni del governo anche se le priorità sono altre. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora dice: attenti però perché questo non è un liberi tutti. Davide. No, ma naturalmente il virus non è che si colpisce o non colpisce a secondo che tu ti stia applicando al lavoro oppure ti stia divertendo, ed è naturale che dovendo prendere delle precauzioni si posponga la parte divertimento, ma in tutto purché stia nel campo del ragionevole. Gli stadi, giocare con gli spalti vuoti suppongo sia una cosa triste anche per gli stessi giocatori, però è anche vero che magari forse ci non possono stare più di 1000 senza sfiorarsi. Le regole devono essere più o meno ragionevoli e razionali per tutte le cose, segnalando che appunto in alcune parti d'Europa, segnatamente nel Regno Unito al momento, sembra riavvicinarsi, il cielo non voglia, il momento della chiusura. Nell'Europa continentale, quindi nell'Unione Europea, questo lo si esclude pensando però ad altre misure, quindi la prudenza e la precauzione individuale rimane sempre la strada più saggia. Pagine interne del Corriere della Sera. L'avventura di Rocci, gesuita solitario, così creò il mitico dizionario di greco. 100 anni fa l'inizio dell'opera, i diritti d'autore hanno finanziato poi missioni nei paesi poveri. E poi a fondo pagina siamo a Treviso, l'impresa del bimbo di 6 anni dimenticato sul bus. Cosa è successo? Questo bimbo di Treviso si è svegliato da solo nell'autobus che l'avrebbe dovuto portare a casa da scuola, autobus che era chiuso in deposito. Senza farsi prendere dal panico, ha preso il martelletto, ha spaccato un finestrino, è uscito e si è accomodato su una panchina. È un buon esempio questo ragazzino. Lui si era addormentato, nel senso che dove doveva scendere dormiva, solo che dormiva pure quelli che dovevano controllare, nel senso che l'hanno lasciato al deposito e lui è rimasto dentro l'autobus. Non si è impressionato più di tanto, ha spaccato il vetro, cioè l'apposito martelletto, è uscito, però sapendo di poter correre dei rischi si è fermato su una panchina e ha aspettato che qualcuno si accorgesse di quello che era accaduto, diciamo. Potrebbe essere preso come un manuale di razionalità e freddezza qualsiasi cosa ti capiti nella vita, quindi diciamo il bambino va preso a buon esempio. Bene, Davide, ti ritroviamo, ti risentiamo alle 9 con Andrea Pamparana e Fulvio Giuliani nell'Indignato Speciale, e pochi secondi di anticipazione. Naturalmente viviamo un momento un po' di paure o un poco di rabbie, diciamo, nel corso di questa settimana abbiamo commentato più volte fatti di cronaca tutt'altro che encomiabili, ripartiamo da lì sperando anche di fare breccia. Bene, e non quella di Porta Pia. Grazie a Davide Giacalone della breccia di Porta Pia, parleremo poi tra pochissimi minuti. Adesso arrivano le ultime notizie. Tra poco parleremo, come annunciato, della breccia di Porta Pia, 150 anni, e abbiamo già visto delle foto delle celebrazioni della porta, insomma ciò che è rimasto adesso, illuminata a tricolori, immagini davvero bellissime. E poi vi racconteremo cosa vuol dire essere giovani fuori sede per motivi di studio o di lavoro e come ci si organizza soprattutto dal punto di vista della cucina. Ah sì, ci divertiremo insieme. Adesso l'oroscopo. Salve a tutti, Ariete, input positivi da Venere, pianeta d'amore per tutto il mese, quindi vivrete momenti magici e produttivi. Toro, in famiglia il dialogo langue, meglio così, nessuno infatti si azzarderà a tirare in ballo argomenti scottanti. Gemelli, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una giornata praticamente fantastica, dove mieterete successi in ogni campo. Cancro, quattro zampe offesissimo, e come
come dargli torto un'intera settimana come se l'aveste dimenticato? Provvedete immediatamente. Leone, sentimenti tranquilli con il partner, se poi nella vostra vita non c'è nessuno in particolare, beh allora sarà meglio andarlo a cercare. Vergine, bravissimi in tutto e ovunque, in qualsiasi contesto naturale e con qualsiasi gruppo. Avrete la simpatia necessaria per coinvolgere qualsiasi persona. Bilancia, sani, belli, dinamici, come un testimonial pubblicitario di un integratore. Il segreto della vostra serenità? La capacità di sdrammatizzare tutto. Bravi. Scorpione, giornata perfetta per tutto quello che si muove. Voi in auto, in bici, i vostri pupi che corrono in spiaggia o in montagna. Ottimo. Sagittario, vita sociale appagante, seppur mantenendo ragionevolmente le distanze. Non di cuore però, solo distanze. Capricorno, piani rovinati da una telefonata all'ultimo minuto. Per fortuna vi rimane ancora molto tempo da dedicare al relax e al divertimento. Acquario, vi basterà la compagnia degli amici e se da separati trascorrerete la giornata con i ragazzi, sarà ok, perché vivranno anche loro dei bei momenti. Pesci, Giove e Saturno stringeranno un'alleanza per rendere la giornata e tutta la prossima settimana ricche di riappacificazioni e di guadagni. È tutto. Firmato da Adele Procasca. Eccoci qui alle 7:35. Buona domenica, è il 20 di settembre, lo abbiamo visto sulle prime pagine di tutti i quotidiani, abbiamo parlato delle celebrazioni, abbiamo ricordato questo anniversario importantissimo, i 150 anni dalla breccia di Porta Pia. Vogliamo ricordare questo momento insieme al maggiore Gianfilippo Cambera dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buongiorno e benvenuto. Eccoci, ciao Barbara, ciao Enrico e Luigi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Maggiore, partiamo proprio da questa data importante, il 20 di settembre. Come mai una data così importante? Beh, perché si ricorda un evento che ha fatto la storia del nostro paese, che ha chiuso un periodo storico noto come Risorgimento italiano. Il 20 settembre del 1870 è il giorno della breccia di Porta Pia, lo avete ricordato. L'esercito italiano circonda Roma, apre un varco di circa 30 metri sulle mura aureliane, i bersaglieri entrano in città e praticamente consegnano all'Italia una nuova capitale. Senta Maggiore, ma di questo fatto naturalmente storico che noi stiamo raccontando, ripercorrendo, approfittando dell'anniversario di 150 anni, se ne parla sui libri di storia con i ragazzi oppure no? Allora, purtroppo credo di no. Io ricordo che nei miei libri di scuola qualche anno fa su Porta Pia c'era molto poco, c'era a malapena una mezza paginetta, un trafiletto. Oggi invece sappiamo che la presa di Roma non è stata affatto una vicenda marginale della storia dell'Unità d'Italia. Sotto l'aspetto militare, inoltre, insomma, quella del 20 settembre 1870 fu una vera e propria battaglia con un'attenta pianificazione militare, con decine di migliaia di uomini da una parte e dall'altra. E ci fu anche uno scontro armato che portò a decine di morti e feriti in entrambi gli schieramenti. Ci fa un riassuntino di questa battaglia, gli schieramenti, come è stato, con cosa è stata fatta la breccia, con le cannonate? Sì, è stata fatta a cannonate e ce ne vollero anche parecchie. Allora facciamo un salto nel passato a quel giorno. Le divisioni dell'esercito italiano cominciano a bloccare le principali vie di accesso alla città già all'alba, già alle 4 del mattino, e quindi iniziano i primi scontri un po' dappertutto, a San Lorenzo, a Porta San Pancrazio, a Porta Salaria. Alle 5:10 viene sparato il primo colpo di cannone dell'artiglieria italiana. A ordinare il fuoco è un certo capitano Giacomo Segre, che comanda una batteria che è schierata nei pressi di Villa Borghese. Quello che pochi sanno, appunto, è che ci vollero quasi 4 ore di cannoneggiamenti per aprire la breccia. Furono sparati quasi 900 colpi di artiglieria. Solo dopo le 9 del mattino viene dato ordine ai bersaglieri di entrare in città e immediatamente si scontrano con gli zuavi che difendevano quelle mura. Gli zuavi pontifici, una storia che molti non conoscono. Maggiore, le faccio questa domanda. Allora, si dice che sia il re che il papa volessero comunque in certa misura limitare sia i morti che comunque in generale gli spargimenti di sangue. Invece poi abbiamo visto che in realtà di morti e feriti ce ne furono. Come mai?
Sì, anche questo è vero, sia Vittorio Emanuele che Pio IX volevano evitare, insomma, vittime, anche perché, insomma, Roma era accerchiata, prima o poi sarebbe caduta e questo lo sapevano tutti. Tra l'altro Pio IX aveva dato ordine al suo comandante, al comandante delle truppe pontificie, il generale Kanzler, praticamente di arrendersi all'esercito italiano immediatamente dopo il primo colpo di cannone. Ora, non si sa bene cosa andò storto, perché non soltanto questi ordini furono disattesi, ma pare che fosse dato addirittura l'ordine contrario, cioè difendere Roma fino all'ultima cartuccia. Per questo, quando i bersaglieri scavalcarono praticamente la breccia, ci fu un durissimo scontro tra loro e i papalini. Maggiore, davvero in pochi secondi, un sì oppure un no? Poiché abbiamo detto che questa è una ricorrenza piuttosto dimenticata, c'è chi proprio in queste ore, approfittando dei 150 anni, propone di farne una festa nazionale. Il suo parere proprio telegrafico, favorevole o contrario? Beh, non spetta a me decidere se è giusto fare del 20 settembre una festa nazionale oppure no, perché noi abbiamo la nostra festa nazionale, la nostra festa della Repubblica. Io ritengo che sia un evento importante, certo, che merita di essere ricordato, perché non fu soltanto una guerra piemontese, mm-hmm, ma fu una guerra italiana, nazionale, in, certo, tutto e per tutto, e quindi vanno ricordati tutti i caduti, certo, di una parte e dell'altra. È chiaro. È allora, certo, grazie al maggiore Gianfilippo Cambera dello Stato Maggiore dell'Esercito, grazie per questi minuti, per aver ricordato un evento così importante che non va dimenticato, come diceva lei. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Vedete che ci piace parlare di storie di giovani, ci piace raccontarle, ci piace ricordarci che il nostro paese ha un grandissimo potenziale che riguarda i giovani e i giovani innovatori. Di questo parliamo adesso, perché domani mattina parte a Ferrara Remtech Expo, un evento internazionale dedicato alla tutela e allo sviluppo sostenibile dei territori, che quest'anno sarà in edizione digitale. Abbiamo con noi Gabriele Ferrieri, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Ferrieri, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, è un piacere essere qui, grazie. Grazie, grazie. Allora, la prima domanda vuole essere una piccola spiegazione. Voi avete una piattaforma digitale che al momento è unica al mondo, perché è in grado di rispondere alle esigenze della comunità, sia pubblica che privata, tecnica, tecnologica e scientifica, che rappresentate. Ci vuole spiegare un po' in che cosa consiste questa piattaforma? Assolutamente, Remtech come comunità tecnica, tecnologica e scientifica si è interrogata per questo evento, chiaramente in digitale a Ferrara, con l'obiettivo di poter dare continuità a questo straordinario hub dell'innovazione e della sostenibilità, così con l'obiettivo di abbattere quello che è il distanziamento e di costruire assieme con un partner tecnico una nuova piattaforma innovativa e digitale che potesse permettere di poter vivere questa meravigliosa esperienza del festival assieme alla società Body, che è stata costruita a Meters, che appunto consentirà alle imprese, alle istituzioni, a tutti quelli che parteciperanno tra associazioni, professionisti e università di potersi confrontare e proseguire tutte le attività comuni nell'ottica di una crescita collettiva che chiaramente Ferrara rappresenta come esempio di eccellenza e importante pilastro all'interno di tutta la comunità italiana. Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. E allora, quali sono le start-up, le innovazioni, insomma le giovani menti che si sono messe a disposizione con qualche novità, soprattutto tecnologica, in questo periodo in cui la tecnologia è stata assolutamente fondamentale? L'Italia rappresenta da sempre un'eccellenza sotto il profilo della trasformazione tecnologica e digitale. Per quanto nell'ambito diciamo pubblico, della pubblica amministrazione, c'è sempre stato un divario, nell'ultimo periodo le imprese innovative, parlo di centri di eccellenza nei territori, dalle grandi aziende che fanno progetti di open innovation alle università che ospitano tanti giovani accademici che vogliono portare a terra e costruire dei progetti di valore, gli esempi sono davvero tantissimi. Non soltanto nell'area del nord, ma anche in quelle del centro-sud, ad esempio con il progetto Sud 2030 si prevedono importanti investimenti in queste aree, chiaramente potendo beneficiare anche dei fondi europei del Recovery Fund. I giovani e l'innovazione, chiaramente come Angi, sono al centro della nostra agenda e chiaramente noi cerchiamo in tutto di poter sensibilizzare quelle che sono le istituzioni nel poter costruire e soprattutto creare valore. Oggi in Italia abbiamo più di 11.000 imprese innovative che per volume d'affari e per dipendenti hanno un'attività di miliardi di euro e che stanno dimostrando una grandissima
qualità sotto il profilo delle competenze come valore aggiunto all'interno di quella che è la ricchezza del nostro paese. Questi giovani vogliono costruire il proprio futuro qui, certo. Il fenomeno della fuga dei cervelli è un qualcosa che va assolutamente arginato, e sì. Qui in Italia ci devono essere le condizioni per poter costruire il futuro di queste nuove generazioni che hanno l'obiettivo e soprattutto tanta voglia di poter costruire un futuro progettuale anche nel mondo delle imprese all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. Queste eccellenze nei territori poi ne abbiamo viste moltissime. Io ad esempio ho avuto il piacere di poter essere quindi una testimonianza diretta di grandi centri come quello della Motor Valley in Emilia Romagna, che parlando appunto di Emilia, tra l'Università di Modena, di Parma e di Reggio Emilia, siamo dei più importanti poli nel campo dell'automotive, così come anche all'interno del sud con la Murgia Valley. Questa trasformazione tecnologica e digitale per l'Italia è fondamentale per rendere il paese più innovativo, più digitale e soprattutto più inclusivo per i giovani. E allo stesso tempo la possibilità, in questo particolare momento storico, ha permesso anche di sensibilizzare quello che dovrebbe essere questa trasformazione per l'Italia, mettendo al centro i giovani. La tecnologia è stata, tra l'altro, in questa situazione di emergenza epidemiologica, un validissimo strumento di supporto alleato a tutti gli operatori. Certo, assolutamente sì. Gabriele Ferrieri ha fatto bene a citare la fuga dei cervelli, tema assolutamente che va preso in considerazione. L'abbiamo fatto ieri parlando proprio così, mettendo al centro le esperienze di due ragazzi veramente giovanissimi. Ci vogliono idee, ci vuole insomma che queste idee innovative le sostenga. Grazie Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, grazie per il suo tempo e buona domenica. Grazie a voi, un saluto. Perdere l'amore, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, un'altra delle straordinarie cover di I Love My Radio, a chiudere che la seconda. I cocci di una vita immaginaria. Siete veramente cattivi. Siete. Abbiamo registrato Santarelli. Giorno nuovo. Ma guarda, siete veramente perfidi. Possiamo allungare la base? Ma ragazzi, ma non lo fanno più Io canto, dove i bambini col gilerino andavano a cantare. Ti lascio una canzone. Allunghiamo la base, mandiamola tutta, magari diventa un new hit. Sono le 8, arriva il giornale orario, poi continuano le interviste non stop news e parleremo di TikTok. È il momento dell'attesissimo almanacco del giorno di Barbara Sala. Oggi il calendario ricorda Santa Filippa, buon compleanno a Belen Rodriguez, sono 36 anni per lei, auguri Belen da tutte noi. 86 anni invece per Sofia Loren, da tutte noi, da tutte noi che abbiamo come abbiamo delle cose in comune, vabbè, sono sì. 86 anni per Sofia Loren, 70 anni per una tigre del palcoscenico Loredana Bertè, auguroni, 45 anni per Asia Argento e poi 72 anni per lo scrittore George Martin, che è quello certo, assolutamente sì. Troppo forte il numero uno. Troppo forte. Non sapete niente. Quello allora, del Trono di Spade, sì, che ha scritto tutti i libri del Trono di Spade. Vogliamo avere tempo per parlare di attualità, perché insomma c'è l'ennesimo attacco da parte di Donald Trump contro le applicazioni cinesi. In realtà sembrava partire da oggi, ma poi c'è stato uno slittamento. A partire dal 27 settembre scatta negli Stati Uniti il divieto di scaricare TikTok e WeChat, due applicazioni, devo dire, popolarissime. Ne parliamo con Lorenzo Castellani, collegato con noi da Roma, politologo. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, parliamo un po' di questa nuova battaglia. Sembra che la guerra tra Stati Uniti e Cina, tra questi due capitalismi, non sia ancora finita, anzi forse sia solo agli inizi. Qual è la strategia del presidente Trump? Beh, è una strategia oramai possiamo dire di lungo periodo, che si connette anche a quella delle agenzie del governo americano, quindi non è una strategia solamente presidenziale, di competizione sempre più dura sul piano tecnologico e digitale con la Cina. Oramai abbiamo due mondi di internet, uno cinese e uno americano. Perché TikTok e WeChat preoccupano particolarmente l'amministrazione americana? Perché sono le prime due app cinesi che varcano i confini della Cina. Come sappiamo, molte delle big tech americane, anzi praticamente tutte, sono interdette dal poter espletare le proprie attività in Cina e Trump di conseguenza sta cercando di ristabilire dei paletti anche interni rispetto a queste due app, che sono sospettate soprattutto dall'intelligence americana di poter praticare una sorta di spionaggio di massa a danni dei cittadini americani. Il successo delle due app, di TikTok in particolare, è impressionante. Dobbiamo considerare che TikTok ha superato oramai 2 miliardi di download, ci sono più di 100 milioni di americani che la utilizzano, e quindi questo ha delle implicazioni sulla possibilità di tracciare i volti, i luoghi, i comportamenti degli americani molto forti,
da parte di queste app che hanno una società, diciamo, americana per poter svolgere le proprie attività appunto nel mondo occidentale, e poi però ne hanno anche una cinese che segue invece le regole cinesi e del regime cinese, e quindi tutto questo crea un'enorme tensione geopolitica. Certo, Castellani, lo diceva lei poco fa, applicazioni famosissime, popolarissime, in particolare TikTok anche da noi, anche in Italia, quindi le chiedo, potrebbero esserci delle preoccupazioni anche nel nostro paese da questo punto di vista? Generalmente quello che parte negli Stati Uniti poi si allarga all'Europa, quindi direi è più una questione europea che non italiana in sé. L'Europa cerca di seguire con maggiore moderazione gli Stati Uniti in questo tipo di politiche, lo abbiamo visto ad esempio nel caso dell'applicazione dei dazi a livello commerciale da parte di Donald Trump. Non direi preoccupazioni nell'immediato, non penso che spegneranno TikTok nel giro di poche settimane in Europa, però nel lungo periodo, soprattutto se iniziassero a circolare dei report da parte del governo americano, delle diplomazie, che i rischi di spionaggio sono effettivi, ovviamente questo potrebbe avvenire anche da noi. Faccio una breve parentesi per rendere più facile la comprensione dei nostri spettatori, cioè il fatto che, perché sono pericolose? Perché ad esempio negli Stati Uniti coloro che maneggiano file riservati del governo, che lavorano per il governo, sono circa 3 milioni. Allora immaginate tutti i figli o tutti i parenti o anche gli stessi dipendenti del governo che utilizzano queste app, chiaramente svelano dove vivono, quali sono le loro abitudini, e quindi aprono una breccia anche per uno spionaggio di tipo più fisico nei loro confronti. Rendono un pochino queste informazioni più fragili anche loro stessi e i loro device che vengono utilizzati. Grazie per averci chiarito un po' le idee su questa vicenda TikTok e WeChat che coinvolge la Cina e l'America, al professor Lorenzo Castellani, politologo e docente della LUIS di Roma. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Allora, l'abbiamo anticipato poco fa, vogliamo raccontarvi perché ci sono centinaia e centinaia di studenti fuori sede o fuori sede anche per motivi di lavoro, comunque ragazzi che sono costretti a vivere lontano da casa, e noi vi vogliamo raccontare uno degli aspetti più divertenti, che è quello di organizzarsi con la cucina, con i pranzi, con le cene. Vi presentiamo Valentina e Andrea, sono due fratelli che hanno creato la cucina del fuorisede.it da Foggia a Roma, Milano e Parma, insomma raccolgono tantissime idee. Buongiorno Valentina. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, grazie per l'ospitalità. Come è nata questa idea? Naturalmente immagino quando anche voi siete stati fuori sede, magari lo siete ancora. Sì, allora noi siamo tuttora fuori sede, siamo passati alla fase successiva, quindi da studenti a lavoratori, e diciamo che l'idea è nata proprio da un'esigenza. Si è trasferito prima mio fratello Andrea a studiare a Roma, e quindi lui mi inviava delle richieste di aiuto da Foggia per preparare praticamente dei piatti. Queste richieste d'aiuto, seguite praticamente da una serie di fotografie, di test e prova, sono poi diventate il materiale giusto per poter aprire questa blog community, perché in realtà prima noi siamo stati attivi prettamente su Facebook. Da lì poi è partito tutto il nostro progetto, perché ci sono arrivate proprio richieste da parte di studenti che non erano matricole solo in facoltà, ma anche i fornelli. Allora, e quindi la nostra idea è nata proprio da lì. Vi mettiamo subito alla prova. Noi torniamo dopo una giornata di studio, di lavoro, da fuori sede, quindi la mamma non risponde, poi non è più il caso di sentirla. Apriamo il frigorifero, c'è della maionese che non è ancora scaduta ma mancano due giorni, c'è del petto di tacchino, così preso qualche settimana fa, e poi cosa ci mettiamo? La melanzana di prima. Abbiamo, che secondo me non sapete cucinare. Che facciamo, Andrea? Allora, vabbè, facilissimo, perché appunto il petto di tacchino è uno degli ingredienti più scelti dagli studenti fuori sede, perché è una materia nobile, quindi comunque fa parte della carne e costa poco. Quindi basterà farlo a spezzatino, quindi lo ripassiamo un poco in padella, e con la maionese andiamo proprio a creare quindi un ricordo di quello che è il vitel tonnè, quindi lo spezzatino lo giriamo nella maionese, e le melanzane invece le grigliamo, le facciamo sottili al forno, e quindi le grigliamo tra virgolette al forno, che escono buonissime. Oppure, se non riuscite a tagliarle perché è troppo preciso, insomma, tagliarli non vi escono sottile, potete chiudere la melanzana nella carta stagnola, metterla in forno e farla stare 40 minuti a 180 gradi, e poi una volta cotta invece dividerla, sarà comunque buonissima e avrà il sapore della melanzana grigliata. Ma poi noi siamo... Sì.
dicevo, noi crediamo molto nella cottura al forno e soprattutto nel freezer, questo perché per i ritmi universitari sono sicuramente due strumenti importantissimi, nel senso il forno cucina da solo, certo bisogna prestare un minimo di attenzione, però non ha la stessa attenzione del fornello, così come il freezer può, diciamo, può permetterci di farci fare una scorta magari nel sabato e la domenica e pian piano scongelare tutto ciò che abbiamo, sì, per la settimana. Certo, se tu dai queste idee vuol dire che allora le mamme e le nonne cucinano il doppio e il triplo, il freezer viene utilizzato per quello. Il cosiddetto pacco da giù, esatto, il pacco, bravi, da giù o da su o da est o da ovest, perché il pacco proprio è international in the world, eh? Sì, esatto. Guarda, assolutamente, guarda come ci guarda con aria di superiorità Luigi, che vive ancora a casa, non ci sono un timore. No, allora adesso mi perdoneranno gli ascoltatori della domenica mattina, ma la domanda per Valentina e Andrea è: io vorrei sapere dalla vostra esperienza oppure dei ragazzi o anche fuori sede meno giovani in realtà che vi hanno, sì, contattato, la scena più raccapricciante che vi siete trovati davanti. Le scene più raccapriccianti sono appunto quando ci inviano le foto di, diciamo, la frittata e il test di iniziazione in cucina, cioè se si riesce a fare la frittata, ci sono arrivati davvero delle foto di frittate tra virgolette che erano, sembravano più che altro un uovo sbattuto che frittate. Comunque diciamo, quando una persona riesce a fare la frittata è a buon punto. No, io invece come mia personale esperienza ho una ragazza che mi ha mandato un video, sì, di una sua coinquilina che non riusciva a capire come mai gli spaghetti entrassero in una pentola, quindi li ammollava sotto l'acqua corrente, no, e poi li metteva nell'acqua, quindi questa penso sia la scena può più bastare. Simpatica. No, neanche Checco Zalone in Norvegia, esatto. Siete simpaticissimi, avete avuto un'idea bellissima, ci sentiremo, grazie, sicuramente presto, intanto io vi chiamo ogni giorno, tenete il telefono libero, certo, ho poco tempo. Valentina e Andrea, grazie mille per essere stati con noi, un abbraccio, grazie a voi, buon lavoro e buona domenica. Ciao. Non so se ve ne siete accorti, ma lunedì è iniziata la scuola, non ce ne siamo occupati minimamente, nessuno ha proprio calcolato questo argomento. Ci torniamo, a parte le battute, perché abbiamo sentito il punto di vista di tante persone, dei presidi, dei genitori, degli studenti, ma gli insegnanti? Qualche giorno fa sui canali social di Focus Junior c'era il reportage di un insegnante e giornalista che inizia così il suo articolo: entro in classe e mi chiedono: maestro, ma a te chi ha misurato la temperatura oggi? Te la sei misurata oppure no? Era uno dei punti caldi della questione scuola. Alex Corlazzoli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, eccoci qua, il eccoci maestro. Eccoci qua, il maestro e giornalista. Ma davvero ti hanno chiesto, maestro, ti sei misurato la temperatura oggi? Ah sì, è una delle tante domande che mi fanno: maestro, hai misurato la temperatura? E poi l'altra domanda simpatica, molto simpatica, che mi fanno, che non ho scritto su Focus Junior e Focus Scuola, ma che vi dico ora, è: maestro, ma l'Azzolina ha detto sì o ha detto no a questa cosa? Perché ormai spettacolo, il nome dell'Azzolina, i miei studenti l'hanno imparato bene. Azzo sì o Azzo no? Sì, verrebbe da giocarci, ma è meglio non farlo. Senti, a parte le battute, com'è andata questa settimana per gli insegnanti? Prima i sierologici, poi i banchi. Cosa avete fatto? Ma un po' come ho raccontato, d'altro canto, sul reportage che ho fatto per Focus Junior, Focus Scuola, abbiamo veramente dato il massimo, e anche i bambini, attenzione, hanno dato il massimo. Alle 8:30 erano già tutti pronti con la mascherina, e quindi la mascherina è funzionata, davvero funzionata, e alle 8:30 c'erano le mascherine veramente per tutti, e ci sono per tutti i bambini e per tutti gli studenti delle scuole medie e anche delle scuole superiori. È un po' più difficile, ti dirò, mantenere il distanziamento, perché c'è sempre quello distratto che tac, nel momento perfetto, si alza dalla sedia senza mascherina, perché in classe abbiamo il distanziamento, e va dal compagno ad abbracciarlo, piace così ragazzi, oppure mentre si va in bagno è molto difficile mantenere il distanziamento, puoi dirlo una volta, due volte, tre volte, ma sarà sicuramente una questione di educazione, impareremo, l'educazione è l'arte della pazienza, no? Serve molta pazienza. E da buon maestro l'attenzione ricade appunto sull'educazione. Alex, allora la domanda è questa: in tanti si sono detti, bah, insomma, bisognerà insegnare a questi ragazzi, i ragazzi come fanno a scuola a rimanere a distanza, poi in realtà ci siamo resi conto che i ragazzi e i bambini delle scuole elementari, nel tuo caso, sono più responsabili di quanto si pensi, o no?
Senza dubbio, i bambini sicuramente sono responsabili e soprattutto sanno comprendere molto bene le regole. Attenzione, le sanno anche evadere molto bene, sanno anche trovare gli stratagemmi per evadere le regole. Però devo dire che soprattutto l'importante è spiegarle loro bene. Una regola imposta senza averla spiegata, il bambino non la rispetta assolutamente. Una regola condivisa con il bambino impara a rispettarla. Io sto facendo un lavoro con loro che si chiama Se io fossi sindaco, chiedendo loro se fossero dei sindaci o se fossero, anzi gli ho detto la ministra Azzolina, che a loro piace tanto nominarla, che cosa avrebbero fatto, che regole avrebbero fatto. Scriveremo delle lettere alla ministra dicendo loro le regole. Maestro, le piace essere chiamato maestro o preferisce Corlazzoli, più formale? No, maestro, maestro, mi chiamano sempre maestro, anche in osteria mi chiamano maestro. Ecco, ci va bene così, noi vogliamo rinvitarla, glielo dico sin da ora, per capire quando avrà i risultati di questi sindaci / ministri per un giorno, vogliamo parlarne. Intanto le chiedo questo, ma il momento bagno? Ecco, la pipì dei bambini piccoli. Naturalmente il momento bagno, essendo io uscito dalle scuole da 2 anni, dà sempre una reazione a catena, no? Ci va uno e poi ci vogliono andare tutti gli altri, ma adesso così si è trasformato, c'è chi chiede di andare a lavarsi le mani, come funziona? Bella domanda. No, adesso le scuole hanno imposto un po' che devi andare a un determinato orario. Noi andiamo alle 10 al bagno e allora c'è sempre qualche bambino che mi dice: ma maestro, a me non scappa la pipì. È chiaro, 10 non è che mi può scappare la pipì al cronometro. Devo andare per forza. Allora dico, mi viene in mente proprio una mia bambina che me l'ha detto l'altro giorno, ha detto: lavati le mani, perché l'Azzo dice che bisogna lavarsi tante volte le mani. Esatto. E allora ci laviamo le mani alle 10 anche se non scappa la pipì. Poi attenzione, io sono un maestro insomma di buon senso, e allora se alle 10:21 un bambino mi dice: maestro, mi scappa proprio la pipì, va a fare la pipì anche se non sono quest'anno 10, che classe c'è? È una prima? Una quinta. Vabbè, sono già grandini, figuratevi i bambini piccoli, mamma mia. È stata bellissima questa chiacchierata che ci ha fatto davvero tornare sui banchi di scuola. Avevamo noi 8 anni in questo momento. Alex Corlazzoli, maestro, grazie. Grazie a voi, a presto. Ma grazie. Buona mille. Scuola. Voglio il maestro tutti i giorni su RTL 102.5 perché ci ha dato una carica che insomma vogliamo tornare tra i banchi, magari avendo anche lui. Tra poco l'indignato speciale Fulvio Giuliani, buongiorno. Buona domenica, tra l'altro Max Biagi, se potete dire, domani ci sentiamo alle 7.45, sì, orario scrivo, che per lui, su WhatsApp. Per lui non esiste, cioè per Biagi le 7.45 non esistevano sino a prima di incrociare RTL. Tra poco 02 25 15 15, cominciate a chiamarci da subito, parliamo all'indignato speciale dei mesi che arrivano. Vogliamo sapere da voi che cosa dobbiamo fare tutti come comunità per affrontarli. Ah, ma che spolmonata cantare questa. Fausto Leali a chi 1967 Millennium Meet per chiudere il nostro Top News di questa domenica 20 settembre. Arriva l'indignato, voi allo 02 25 15 15. Noi ce ne andiamo. Grazie da Roma Andy Ceccarelli e a Luigi Santarelli. Buona giornata ragazzi. Grazie Barbara Sala, grazie Enrico Galletti. Grazie mille. Ringraziamo la parte tecnica qui a Milano, Fabio Romano e Gigi Resta alla radiovisione. Come detto, comincia l'indignato speciale. Se volete riascoltare Non Stop News, andate su rtl.it, sezione podcast. Intanto le vostre chiamate 02 25 15 15. Ciao.